I disturbi del sonno potrebbero svolgere un ruolo significativo nella predisposizione ai sintomi del long COVID. Una ricerca dell'Ateneo Aquilano, del Laboratorio di Psicofisiologia del Sonno e Neuroscienze Cognitive, appena pubblicata su una prestigiosa rivista scientifica, mette in relazione il sonno pre-COVID e long COVID. Il sonno per i ricercatori gioca un ruolo importante nella regolazione del sistema immunitario e nelle risposte infiammatorie dell'organismo. L'identificazione dei fattori di rischio di long COVID è molto importante per individuare la popolazione vulnerabile e mettere eventualmente in campo interventi preventivi. Il responsabile del progetto è Michele Ferrara, che dirige anche il laboratorio. Lo studio ha coinvolto un campione di 700 persone con il Covid che sono state valutate prima e dopo il virus per misurare la qualità e la durata del sonno e i sintomi di insonnia. La ricerca ha dimostrato come una scarsa qualità del sonno, i sintomi di insonnia e una ridotta durata del sonno prima dell'infezione siano associati alla manifestazione di un maggior numero di sintomi a lungo termine post-Covid, come spiega uno dei ricercatori, il dottor Federico Salvi. Nel nostro studio abbiamo dimostrato proprio come una scarsa qualità del sonno, sintomi di insonnia più gravi, ma anche una ridotta quantità di sonno possano rappresentare tutti i fattori di rischio per lo sviluppo di un'ampia gamma di manifestazioni cliniche a distanza di 1 e 3 mesi dopo l'infezione da SARS-CoV-2, sintomi che possono coinvolgere manifestazioni neurologiche, psichiatriche, fisiche, respiratorie. Quindi in quest'ottica il nostro studio potrebbe avere sicuramente implicazioni di vasta portata in un'ottica proprio di salute pubblica. Ecco, la pubblicazione scientifica è molto importante. Come l'avete condotta la ricerca? La ricerca, diciamo che si inserisce in un filone di ricerca che portiamo avanti sin dai tempi del lockdown, in cui abbiamo iniziato a monitorare la popolazione italiana proprio per valutare l'impatto del lockdown sulla qualità del sonno. È lì che proprio è nata, diciamo, la nostra baseline, la nostra misurazione iniziale, con la quale abbiamo potuto valutare effettivamente gli antecedenti della futura manifestazione di long COVID.